Ciao! Benvenuto o benvenuta nella splendida cornice del mio studio. Sempre qui siamo, non è che ci sbagliamo. Allora, oggi vorrei parlarvi di multipotenzialità. Ho finalmente sia benedetta la Wapnick, Emily Wapnick, questo cognome impossibile, che è la protagonista di questo celebre video che si trova su YouTube e di cui vi metterò il link nell'info box, che ha diffuso l'idea di multipotenzialità in tutto il mondo. Forse neanche senza volerlo, però insomma ha avuto un successo strepitoso questo filmato. Tanto che adesso se ne parla moltissimo, è un argomento un po' sulla bocca di tutti. L'essere multipotenziale, cioè avere tanti interessi, volere fare tutto nella vita, volere fare tutto e farlo anche con passione, con bruciante passione. Allora, riprendendo un po' quello che diceva lei, ci viene chiesto da bambini, sin da bambini, di fare una scelta, che ovviamente da bambini non siamo in grado di fare, cioè che cosa vuoi fare da grande? Voglio fare l'astronauta, la parrucchiera e poi dopo voglio anche fare quello che guida i dirigibili e poi che siamo un po' così, noi multipotenziali, in realtà siamo in questo modo, abbiamo delle passioni grandi. Vogliamo andare a fondo, ci facciamo bruciare da queste passioni, però poi subentra la noia e non riusciamo ad andare avanti con un lavoro, per esempio, o una passione che non ci va più. Dobbiamo cambiare. È una condizione che ti può mettere anche in uno stato di sofferenza molto grande, ti fa sentire diverso. Questa condizione io l'ho conosciuta benissimo sin da bambina. E poi ti dirò anche perché, sì, da bambina, c'è una cosa, però non voglio dirla ora. E è la condizione di chi si sente versato in tante cose e può fare molte cose, a vari livelli, adesso non stiamo a giudicare se bene o male, ma può fare molte cose. Allora, è bello sapere che siamo in tanti, quindi io sono anche contenta che se ne parli e sono grata ad Emily Wapnick perché ho scoperto di non essere una mosca bianca. Se è vero che i termini, le etichette sono limitanti perché ovviamente non ci stiamo interamente come persone sotto un'etichetta, quindi non siamo soltanto multipotenziali, abbiamo tante cose, ci sono molte sfaccettature, tante cose da considerare, non si può fare. Però perlomeno adesso sappiamo che siamo in tanti. Avere un'etichetta, avere un nome, ci permette di sapere che siamo in tanti e che ci possiamo proteggere finalmente, ci possiamo riunire sotto la tettoia di questo termine e poterci contare, poter sapere che è una condizione diffusa, perché è una condizione diffusa. Torno un attimo indietro perché dicevo sì da bambina. Allora, il problema, se è un problema del multipotenziale, è quello di non avere la chiamata o di averle tutte. Noi abbiamo tutte le chiamate e questo è il problema vero, che ti fa sentire un po' inadatto. Tutto sommato sì, sei anche un po' inadatto. Pensa ad un paese come l'Italia, dove se tu nasci quadrato devi morire quadrato, dove è difficilissimo cambiare lavoro, nonostante si parli di flessibilità. Vabbè, lasciamo perdere questo discorso. Sì, finisci per sentirti un po' strano rispetto alla media delle persone. Però ecco, c'è il problema della chiamata. Non hai questa chiamata, le hai tutte, hai tante chiamate, vai a fondo in questa, porti avanti un tuo interesse e poi succede che quando subentra, quando lo hai esaurito, lo hai prosciugato, passi a qualcos'altro, devi passare a qualcos'altro, se no non riesci a vivere. È una condizione, è una situazione molto diversa rispetto a chi ad esempio si accontenta, però non è un giudizio, non pensate male se dico accontenta, decide di fare per sempre un lavoro magari che non gli piace tantissimo, non è che sia, cioè lo devo fare, lo faccio, vedo l'ora di arrivare alla pensione, perlomeno però il mio bello stipendio. È una scelta, non c'è nulla di male, anzi, per carità, va tutto bene, sono situazioni. Poi c'è lo specialistico, chi ha la chiamata e sa, io ho sempre sognato di fare il medico e faccio il medico, perfetto. Io invece preferisco un lavoro che mi dia una certezza,
Poi c'è la persona più creativa, probabilmente più versatile, non c'è nulla di sbagliato, nulla di giusto, però è una situazione riconosciuta, quindi è bello sapere che se non hai la chiamata per una cosa specifica, non è sbagliato, è che sei così, allora vuol dire che sei così, cioè va benissimo, non c'è nulla da capire, come diceva quella canzone. Quindi io sono molto grata ad Emily Wapnick, perché prima non sapevo di poter dire sì, è giusto essere multipotenziali. E io mi rispecchio perfettamente nella descrizione che lei fa del multipotenziale. E abbiamo dei punti in vantaggio, dei punti di vantaggio rispetto magari ad altre persone, che sono la capacità di sintesi, riprendo quello che dice lei in questo momento, cioè la capacità di sintesi, di mettere insieme più saperi, perché se tu hai lavorato 10 anni in un campo e poi, che ne so, altri 10 in un altro, puoi probabilmente trovare dei punti di contatto e quindi essere molto utile automaticamente anche alla società, perché riesci a fare sintesi del tuo sapere in un nuovo lavoro, o semplicemente apporti qualcosa di nuovo in un lavoro già esistente. Hai la possibilità di, hai il dono della sintesi. Generalmente il multipotenziale impara velocemente, quindi c'è anche la facilità ad apprendere, perché dietro c'è una passione molto forte, io ritengo che sia questo il motore, ma comunque è la velocità di apprendimento, e anche qui mi ritrovo. E poi, oltre a queste due caratteristiche, anche l'adattabilità, il dovere è sempre ricominciare da capo, e mi ritrovo anche in questa situazione, è vero. Quante volte ho detto, prima di incontrare la Wapnick, io mi sento un absolute beginner tutte le volte, però è uno stato che mi piace essere una persona che comincia sempre cose nuove, mi piace il cominciare, mi piace la primavera, mi piace l'inizio, mi piace anche il seguito, però poi io prendo quello che ho da prendere e vorrei anche fare altro. Certe cose rimangono costanti nella vita, però poi è bello anche passare da un interesse all'altro. Allora, quindi, qual è la novità? La novità è che è bellissimo essere multipotenziali. E certo, può darsi che sia difficile fare una carriera, può darsi che sia difficile la realizzazione dal punto di vista monetario, perché ti immagini che se fai una carriera vuol dire che ti sei dedicata a quel lavoro per 20-30 anni, quindi... Però insomma è tutto relativo. La vera felicità per il multipotenziale è quella di poter fare tante cose, possibilmente tutte. Allora, io vorrei ritornare su questo argomento, mi piacerebbe parlarne periodicamente. Intanto ti chiedo se ti riconosci nel multipotenziale e come vivi questa situazione. Ciao, per adesso ti saluto, a prestissimo, ciao!